Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi fra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Sorelle e fratelli carissimi, in questa domenica Gesù se la prende con gli scribi e i farisei. Li chiama ipocriti e sembra trattarli proprio male. Dopo aver annunciato con parabole il regno di Dio, questo progetto entusiasmante su tutta l'umanità e sulla Chiesa, dopo aver dibattuto nelle controversie con coloro che lo attaccavano, scribi, farisei, erodiani, sadducei, da soli o insieme, ora Gesù esprime un giudizio sferzante nei confronti degli scribi e dei farisei. Però attenzione, non direttamente a loro, ma davanti ai suoi discepoli e alla folla, cioè a coloro che già avevano dato la loro adesione, avevano già detto il loro sì alla sua proposta, e a coloro che, come le folle, volevano ascoltare la proposta per potervi aderire a loro volta. Quindi mette in guardia discepoli e folle da un comportamento che non è corretto. Ma chi erano gli scribi? Chi erano i farisei? Gli scribi, potremmo dire, erano i biblisti del tempo di Gesù. Avevano acquisito una importanza sempre maggiore all'interno del popolo degli ebrei, partendo dal periodo dell'esilio a Babilonia. Lì, siccome non c'era il tempio, non si potevano fare i sacrifici, non si potevano celebrare le liturgie, sostanzialmente i sacerdoti avevano perso tutta la loro influenza sulla società ebraica e l'avevano acquisita gli scribi, perché fondando le sinagoghe, questi luoghi dove si riunivano per ascoltare la parola, loro, che erano gli interpreti della parola, che avevano studiato la legge, potevano sviluppare tutta la loro autorità. Addirittura avevano preso il posto della legge stessa, avevano preso il posto di Mosè, che per gli ebrei era l'autore del Pentateuco, della parola di Dio, e si erano messi loro ad essere insegnanti. Nel dubbio, dicevano gli antichi, ascoltate il rabbino. I farisei erano i più scrupolosi nell'osservanza della legge, erano quelli che erano i più zelanti nel mettere in pratica i precetti della Torah, anche i più piccoli, ed erano orgogliosi di questo. Pensiamo anche a ciò che San Paolo dice di sé, vantandosi di essere stato un fariseo, ed erano però intolleranti nei confronti di coloro
che secondo il loro punto di vista non osservavano i comandamenti, non mettevano in pratica i precetti della Chiesa. I precetti della legge. Ecco, questi scribi e questi farisei, Gesù dice, non devono essere seguiti. Non possono essere il modello per ciascuno di noi che è chiamato invece a seguire Gesù. Nessuno di noi può mettersi sulla cattedra di Mosè. Nessuno di noi può mettersi sulla cattedra di Gesù. Questo è il motivo per cui siamo vicini a questa cattedra così imponente, così importante, per simboleggiare il luogo attraverso il quale esercitavano l'autorità gli scribi e i farisei. Solo la legge, solo Gesù devono essere coloro che ci propongono la strada da seguire, non le persone. Per questo motivo, in questo Vangelo, Gesù ci dice: fate attenzione, perché spesso queste persone non solo si sostituiscono alla legge, non solo si sostituiscono alla parola di Dio, ma addirittura dicono e non fanno. Non sono credibili perché non sono coerenti. E quante volte anche noi corriamo questo rischio. Casomai siamo credenti, ma non coerenti con ciò in cui crediamo. E la gente subito se ne accorge, tanto che ancora oggi si dice questo proverbio che Gesù ha espresso nel Vangelo: fa quello che il prete dice, non fare ciò che il prete fa. È gravissima questa accusa che ci sentiamo rivolgere dalle persone, che vale per i sacerdoti, per i vescovi, per i cardinali, per il Papa, ma che vale per ogni battezzato, perché ogni battezzato è chiamato ad essere coerente con la fede che ha accolto nella sua vita. Ciascuno di noi, discepolo del Signore, figlio del Padre, guidato dalla luce dello Spirito, deve essere coerente con la vita, alle cose in cui dice di credere. Perciò Gesù mette in evidenza anche i trucchetti, a volte banali, a volte stupidi, che gli scribi e i farisei utilizzavano per mettersi in evidenza, per mettersi in mostra. La società dell'immagine, fratelli e sorelle, non è solo quella di oggi. Anche ai tempi di Gesù, ma possiamo dire sempre e ovunque, alle persone piace essere ammirate, alle persone piace mettersi in evidenza. Oggi ci sono delle persone che sono sui social H24, qualunque cosa fanno, qualunque cosa dicono, qualunque esperienza vivono, la postano immediatamente sui loro social, sulle varie piattaforme. Facevano così anche gli scribi e i farisei, che non avendo i social a disposizione si mettevano lungo le strade principali e lungo le piazze più importanti. E che cosa facevano? Ingrandivano i loro filatteri. I filatteri erano delle piccolissime scatoline dove erano contenuti 4 passi della Sacra Scrittura, i più importanti, quelli fondamentali. In modo particolare era contenuto lo Shema Israel, quel brano del Deuteronomio che Gesù ci ha citato proprio nel Vangelo di domenica scorsa. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E queste scatoline si mettevano una intorno alla fronte, legata con dei legacci di cuoio, per avere la parola di Dio sempre davanti agli occhi, come luce e guida per il nostro cammino, e una intorno al braccio sinistro, a simboleggiare che la parola di Dio doveva guidare ogni nostra azione, ogni cosa che noi facevamo. E allungavano le frange. Per la preghiera gli ebrei usavano uno scialle che si chiamava il tallit, si chiama così anche oggi. Ai 4 angoli di questo scialle
c'erano delle frange che rappresentavano le gocce di pioggia, di benedizioni che il Signore concedeva a coloro che si riunivano in preghiera, che dedicavano tempo al colloquio con il Signore stesso. Bellissimo anche questo significato, come quello di avere la parola di Dio davanti agli occhi e come guida delle nostre azioni. Ma per farsi vedere, gli scribi e i farisei allungavano le loro frange perché fosse più evidente quello che stavano facendo. E poi usavano delle vesti sontuose, lunghe fino ai piedi, molto sfarzose, molto appariscenti. Pensate, ci dice lo storico Giuseppe Flavio, che quando il sommo sacerdote passava per strada con le vesti che avrebbe usato nella liturgia, alla gente sembrava di vedere il paradiso, alla gente sembrava di vedere Dio stesso. Gesù ci ricorda che l'unico vestito firmato che ci possiamo permettere, l'unica grif per la quale dobbiamo essere disposti a spendere, è proprio quella di rivestirci di Cristo. L'unica veste firmata che ci fa onore, l'unica che rende splendente la nostra vita. Gesù per questo ci dice anche di non cercare i primi posti nei banchetti o nella sinagoga, di non cercare di stare sempre al primo posto delle graduatorie, di non cercare il primo posto nei vari podi della vita. Lo sappiamo, in ogni campo, dallo sport al lavoro, dalla scuola al tempo libero, il mondo cerca di apparire, di essere sempre in prima fila. Gesù ci dice: vuoi essere in prima fila? Questo non ti è proibito, ma la prima fila sappi che è il servizio. Ce lo ricordava anche Papa Francesco nell'omelia di domenica scorsa, a conclusione del sinodo. Amare Dio e amare il prossimo significa adorare e servire. Vuoi essere il primo? Fatti il servo di tutti e l'ultimo di tutti. Del resto Gesù dice di sé: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E poi Gesù ci mette in guardia anche dalla ricerca dei titoli, anche dalla ricerca del buon nome, anche dalla ricerca della fama. E ci dice: non fatevi chiamare maestro, non fatevi chiamare padre, non fatevi chiamare guida. L'unico maestro deve essere lo Spirito Santo, l'unico padre deve essere Dio, l'unica guida deve essere Gesù. Maestro, quindi, non può essere nessun sacerdote, nessun vescovo, nemmeno il Papa, nessuno studioso, nessun teologo, nessun adulto di riferimento nella vita. L'unico maestro è lo Spirito, l'unico maestro è la nostra coscienza illuminata dallo Spirito. È lo Spirito, la nostra coscienza, che deve farci prendere appunto coscienza del nostro essere figli di Dio e del comportamento conseguente che noi dobbiamo avere. Gli altri siamo tutti fratelli, siamo tutti sulla stessa barca, camminiamo tutti sulla stessa strada. Se qualcuno arriva prima, come è successo ai santi di ieri e di oggi, da fratello maggiore, da colui che ha compreso prima la vita divina che è in noi, ci dà una mano, come un alunno più bravo a scuola che ha capito prima la spiegazione dell'insegnante può aiutare i suoi compagni di classe, ma non facendosi professore e insegnante, rimanendo alunno, rimanendo alla stessa altezza degli altri. Nemmeno dobbiamo chiamare padre nessuno al di fuori di Dio. Pensate che San Girolamo rimproverava i superiori dei monasteri che si facevano chiamare Abba, padre, dicendo che appunto uno solo è il nostro padre, il Signore del Cielo. Per i semiti, per gli orientali in genere,
Dire a qualcuno tu sei mio padre significava dirgli io voglio essere tuo figlio, e quando un padre diceva di qualcuno tu sei davvero mio figlio, non voleva semplicemente dire io ti ho generato, ma tu mi assomigli, in te vedo incarnati i valori in cui credo, le cose per cui mi sono battute le vedo realizzate nella tua vita. Ecco perché il Signore ci dice di essere santi e perfetti come Dio. Ecco perché Gesù ci dice di essere misericordiosi come il Padre. E anche di guide non ne abbiamo bisogno. L'unica è il Signore Gesù. Lui è la guida che dobbiamo seguire. Soltanto dietro di Lui dobbiamo andare. Dobbiamo seguire le persone nella misura in cui le persone ci indicano la strada che Gesù stesso ha indicato. Quindi vedete che in questi tre titoli che il Signore Gesù ci dice di non volere per noi stessi, noi ritroviamo la Santissima Trinità, il nostro Dio, lei, la Trinità, riferimento della nostra vita. Il Maestro è lo Spirito, il Padre è Dio, la guida è Gesù. La nostra vita sia davvero un seguire la Trinità, seguire gli insegnamenti dello Spirito, il modello che è Dio, Gesù, che ci invita ad essere Suoi discepoli.